Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader UE per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori sono arrivati da tutta Europa per protestare contro la politica agricola comune PAC e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Tiene un importante vertice a livello di governi degli stati membri dell'Europa, in cui vogliamo oggi far sentire la nostra voce per chiedere una revisione urgente della PAC e la riqualificazione del ruolo dell'agricoltura nella politica agricola comunitaria, che è stata sacrificata pesantemente dalle nuove direttive e dalla nuova PAC che non ci piace e per una ideologia ambientalista che purtroppo ha messo in serie difficoltà la redditività delle nostre aziende. La PAC deve essere rivista in maniera completa, perché è una PAC nata oltre 6-7 anni fa, quindi in condizioni politiche, economiche e anche geopolitiche assolutamente diverse da quelle che conosciamo oggi, e questo pertanto ci induce a chiedere una revisione importante per consentire alle nostre aziende di non subire una concorrenza sleale, di non subire importazioni di prodotti soprattutto extracomunitari che danneggiano le nostre filiere agroalimentari, e quindi una riqualificazione anche del ruolo dell'agricoltore come custode del territorio, ma al quale va riconosciuto assolutamente il giusto ed equo compenso per il lavoro che fa ogni giorno. E oggi noi abbiamo portato 1000 agricoltori provenienti da tutte le regioni d'Italia, perché abbiamo voluto dare un segnale importante e perché riteniamo che sia questo il luogo in cui portare il nostro dissenso e la nostra iniziativa di carattere sindacale nei confronti di istituzioni comunitarie che hanno in qualche modo fatto dell'agricoltura un oggetto e una merce di scambio nei confronti di altri settori, e che oggi invece deve essere messa al centro di una politica agricola comunitaria fondamentale per noi, ma con una nuova considerazione ed evitando dei falsi ambientalismi che danneggiano tutti noi cittadini europei. Avete già avuto una risposta da parte dell'Unione Europea, da parte del Commissario? Da parte del Commissario in questo momento, ma soprattutto della Presidente della Commissione von der Leyen, c'è stata già una disponibilità soprattutto per il tema del 4% delle superfici da tenere incolte, ma noi riteniamo che questo sia soltanto il primo di tanti passi che la Commissione Europea dovrà svolgere nelle prossime settimane, in attesa poi anche di quello che sarà il rinnovo degli organismi comunitari a seguito delle elezioni del 9 di giugno.